Unico Milano, al 20° piano, lo chef executive Fabrizio Ferrari, da pochissimi giorni dopo l'avventura di Expo in Triennale, alla terrazza Triennale, Milano ancora ti vuole, quindi ti ha accolto in questa location meravigliosa. E quindi da oggi cosa ci proporrai? Dunque sì, siamo qua, siamo arrivati io e i miei ragazzi in questa location dai primi di aprile. E, Milano così la conosco da anni, ma dicono che sono il cuoco dei piani alti, perché anche così a Bergamo, dove è stata così la mia esperienza che ha cambiato un po' la mia vita professionale, ero all'ottavo piano. Qui siamo al 20°, insomma, le aspettative sono alte, no? Fabrizio, il tuo mood di cucina cos'è? Metropolitano, mediterraneo? Come la definiresti? A me piace molto pensare che la mia cucina sia una cucina semplice, molto, molto immediata. La mia cucina fonda un po' le radici nella tradizione, nella cucina povera, nella cucina regionale italiana. Ha molti accenti e accenni in quello che è il ricordo che io ho di ogni viaggio che faccio. In ogni posto dove sono andato nella mia vita ho portato a casa qualcosa e l'ho rivisitata e l'ho fatta mia, e il ricordo di ogni viaggio è in un piatto che io propongo. Per conoscere il tuo lavoro qui a Unico, cosa consigli? Hai preparato dei menu degustazione? Consigli sì. La carta? Allora, la carta è molto ampia, la prima carta che adesso è in corso. Ci sono tre menu degustazione, uno è intitolato proprio alla mia terra ed è Pianariva, come l'aveva così denominata, battezzata il grande Gianni Brera. E, chiaramente ci sono rane, c'è il risotto, c'è del luppolo selvatico, c'è lo storione, tutti gli accenni della piana del Basso Pavese. Poi c'è il ricordo, che invece è uno dei concetti che io sviluppo nella mia cucina, che è il ricordo, un po' la cucina che ognuno di noi si porta dentro, il ricordo dell'infanzia, quindi tutti quei piccoli sapori che rimangono radicati nel nostro inconscio, nel nostro io, e che a volte saltano fuori in modo inaspettato. Io ho voluto metterli dentro in questo menù di situazione. E poi c'è il viaggio, invece, che è il terzo, che è uno dei tre menù di gustazione, che appunto, come dicevo prima, ha tutti gli accenni al bagaglio che io mi sono un po' fatto in anni di peregrinare, di andare in giro, di mangiare, di vedere varie culture, altri modi di mangiare. A Unico sarete aperti 7 giorni, 6 giorni? Unico è aperto 7 giorni su 7, molto presto sarà aperto anche a mezzogiorno, perché io credo che un ristorante di questo tipo debba avere un'offerta anche per quanto riguarda il mezzogiorno. Sarà un'offerta che io ho già provato ed è già navigata. Era partita qua a Milano. È cominciato a capire i gusti dei milanesi. Sì, era iniziato un po' allo Spazio Strato, al ristorante Altro, all'inizio degli anni 2000. E poi era arrivata a Bergamo questa soluzione unica, dove io offro
un menù di pesce, oppure un menù di carne, oppure un menù vegetariano. Tutto subito su un vassoio con varie portate. E a livello qualitativo molto alto, però c'è questo quid, la velocità di esecuzione, perché io vedo che una delle prerogative che deve avere un ristorante anche di livello a mezzogiorno è un po' così la velocità, no? Perché il cliente deve essere servito con una certa così solerzia e beh, poi ci rilassiamo la sera tranquillamente. Si può godere dopo il panorama, però all'inizio vogliamo essere veloci per così accontentare subito il cliente.